Complimenti. Grazie. Guarda, quanti anni fai box? Agonisticamente quando avevo 13 anni, perché non mi sono iniziato da bambino. Avevo la palestra sotto casa. Presidente, si è diplomato con 100, si è iscritto all'università ed è parallelamente vuole seguire le due strade, quindi è un bel esempio di calabresità. Presidente Talarico, l'orgoglio calabrese quest'oggi viene celebrato all'interno del suo ufficio. Abbiamo un ragazzo che ha vinto il bronzo. Che tipo di emozione sta provando? Ma è gioia di vedere un giovane calabrese che ha raggiunto un traguardo così elevato in uno sport, diciamo, di nicchia, ma che insomma è un orgoglio calabrese. Devo dire, ecco, la capacità anche di riuscire a coniugare lo sport con la scuola, perché ho avuto, ecco, la notizia che si è anche diplomato con 100 col massimo dei voti, quindi tanti sacrifici, tante difficoltà e che hanno prodotto, diciamo, un risultato importante, quindi gli auguri più affettuosi per la sua carriera, per poter andare avanti nello sport, anche e soprattutto nella vita. Quindi mi è sembrato doveroso, come rappresentante della massima assise calabrese, rendere onore a un calabrese illustre che ha vinto la medaglia di bronzo, e attraverso questo incontro anche augurargli i più grandi successi nella vita e anche nello sport. Vediamo come ha lucrato qualcosa, dai. Sì, assolutamente. Già, è una promessa. Prepariamoci già da adesso. Così poi ti dicevo, a Zagabria. Già. Quando è? A Zagabria? Fra il 18 ottobre inizia il torneo. 18, quindi facciamo in tempo, ancora siamo qui. Il 18 ottobre non si vota, quindi subito dopo ci possiamo. Ecco. Ci possiamo rivedere qui, dai, con l'impegno della medaglia d'oro. Bella... Vincenzo Lizzi, noi ci rivediamo dopo la passerella trionfale a Fuscaldo. Quest'oggi sei nel Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, per ricevere un riconoscimento. Che tipo di emozione stai provando? Un'emozione indescrivibile ed anche un'emozione nuova per me, perché trovarmi in questo ambiente, beh, mi fa venire la pelle d'oca, qua inizio a capire quello che realmente ho conquistato. Stasera partirai per Assisi, perché tra poco ti andrai a giocare un'altra importante medaglia in campo europeo. Sì, stasera alle 11 ho il pullman per Assisi, dove devo continuare la preparazione per i campionati europei che si disputeranno ad ottobre a Zagabria. Spero e ce la metterò tutta per conquistare una medaglia d'oro. So che il torneo sarà molto difficile, perché in Europa ci sono molti pugili validi, però comunque sul podio olimpico ero l'unico europeo, quindi la speranza c'è tutta. Le carte in regola pure. Tutto questo senza dimenticare la scuola, tu sei reduce da un bel 100, adesso inizierai anche con l'università. Dove ti sei iscritto? Mi sono iscritto all'università telematica La Pegaso, perché è l'unica con cui riesco a combaciare sia gli allenamenti che la scuola, quando mi forniscono tutto il materiale online, le dispense, le video lezioni, e non ho l'obbligo della frequenza. Quindi, essendo sempre o in ritiro con la nazionale o comunque all'estero, è quella che più si addice alle mie esigenze. Ercole Morello, e i titoli iniziano a diventare tanti e i riconoscimenti si susseguono. Quest'oggi siamo nella sede del più importante consesso calabrese, Palazzo Campanella. Il presidente del Consiglio calabrese ha appena insignito Vincenzo di un riconoscimento. Quanti ce ne dobbiamo aspettare ancora e quanti ne possono venire? Allora, il riconoscimento è grande sicuramente, tuttavia io ho una caratteristica specifica: non mi accontento mai, di conseguenza per me è già stato archiviato e sto lavorando e lavorerò sicuramente per obiettivi uguali o maggiori. Adesso ci sono gli europei per Vincenzo Lizzi a Zagabria, in Croazia, e lì tra virgolette saremo anche obbligati a fare risultato, perché una medaglia olimpica si deve far rispettare. Quindi stiamo lavorando più di prima e meglio di prima per colmare quelle piccole lacune o grandi lacune che inevitabilmente ci sono per un ragazzo di 18 anni.
nello stesso tempo stiamo lavorando con Dario, mio figlio Dario Morello, per i campionati italiani e per far sì che ancora una volta si riconfermi campione italiano senior, anche perché per lui si profila anche all'orizzonte c'è l'Olimpiade di Rio e le qualificazioni saranno non dure di più. Di conseguenza c'è un solo obiettivo: lavorare, Natale compreso. Ercole, scusami se insisto, ma prima parlando con il presidente abbiamo sentito mezza nazionale praticamente calabrese. No, sbagliato, ti devo correggere, scusami, non è mezza calabrese ma è mezza mia, che è diversa, cioè nel senso che se per Calabria intendi Fuscaldo e i miei parenti, perché alla fine poi siamo tra figli, nipoti e cugini, insomma. Tuttavia era una battuta chiaramente, però ne vado orgoglioso e spero che i miei concittadini intesi come calabresi lo siano altrettanto, e anzi colgo l'occasione per invitarli di tanto in tanto a contribuire al nostro successo, semplicemente con un sorriso, una pacca sulle spalle ai miei ragazzi. A me magari no, perché molte volte sono anche antipatico e lo riconosco. Però i miei ragazzi meritano questo ed altro, quindi una semplice pacca sulle spalle e un sorriso vi posso garantire che vi sarà ripagato alla grande. Me ne ha parlato tante volte, Giovanni Folino, fuscaldese, quest'oggi l'incontro di Vincenzo Lizzi non è un incontro di box, è un incontro bellissimo, però è stato combinato da te praticamente. Diciamo sì, ho reputato opportuno chiedere al Presidente del Consiglio regionale di ricevere Vincenzo qui nella casa di tutti i calabresi, perché veramente la vittoria di Vincenzo alle Olimpiadi è stata, penso, una vittoria di tutta la Calabria. Quindi oggi da qui vogliamo veramente mandare un messaggio di sprono a tutti quanti i giovani, affinché possano prendere esempio anche dalle gesta di Vincenzo e possano fare bene in tutti i campi. Quindi da qui un messaggio, diciamo, positivo. Fuscaldo è una realtà di pochi abitanti, però lontana dalla Cina. Vincenzo è partito da un comune sul Tirreno e ha sbancato Nanchino. In paese come è stata accolta la notizia? Tu sei anche giornalista, sicuramente avrai sondato anche gli animi. È stato accolto da campione, qual è? Perché una vittoria olimpica, una medaglia di bronzo ottenuta in Cina alle Olimpiadi giovanili non capita tutti i giorni, quindi è stata una vittoria veramente sentita a Fuscaldo, che ha animato anche un po' tutta la comunità. Diciamo una bella soddisfazione per tutti, però quello che tengo e quello che vorrei uscisse fuori da questo risultato è proprio un messaggio di speranza per tutti quanti. Diciamo che Fuscaldo è una realtà che può dare tanto, grazie anche al Club Morello, che è una realtà pugilistica tra le migliori italiane, e penso che tutte le realtà calabresi, seguendo un esempio di umiltà, di impegno, anche di sacrifici, perché sacrifici i giovani devono cominciare ad imparare anche il linguaggio del sacrificio, si possono ottenere risultati importanti e non arrendersi ad una quotidianità che è tutt'altro che rosea.